Una gol di Musso a 5 minuti dalla fine consente alla Bra di vincere 1-0 allo stadio d'Albertas contro il Gozzano. Primo tempo davvero soporifero, non succede di fatto nulla se si accentua al 16esimo una clamorosa topica da parte del direttore di gara che indica il dischetto per un fallo netto di Cappellupo su Gimappa, fallo però fuori di almeno 1,5 metri richiamato dall'assistente, poi il direttore di gara si corregge e assegna la punizione al 40esimo, l'unico tiro in porta del primo tempo è opera di Piracini, conclusione però alle stelle. Nel secondo tempo all'11esimo tiro cross di Musso che va a sbattere contro la traversa, Avagge battuto. Al 18esimo, vicinissimo al gol il Gozzano, spunto di Lettieri sulla destra, cross arretrato per la conclusione, a botta sicura di Pennanti che trova la miracolosa respinta di piede di Piras. Al 24esimo invece Vagge a salvare il risultato, palla dentro di Pautassi per Gimar che davanti alla portiere rossoblu non riesce ad aprire abbastanza il piattone. Al 28esimo colpo di testa di Cigagna su angolo, palla alta, cresce il Gozzano che alla mezz'ora si divora l'1-0, il neo entrato Infantino colpisce in pieno Piras che era stato bravo in uscita bassa ad anticipare poco prima Piracini. Al 40esimo il gol che decide la contesa, cross del neo entrato Vaiarelli, Musso in area svetta di fatto tutto solo e di testa regala il gol da 3 punti al Bra che 1,5 minuti dopo avrebbe anche la palla del 2-0 salvata da Vagge. Vince comunque la formazione ospita appunto 1-0.